3 addetti in tutto, 2 sulla strada con compiti operativi, l'altro con mansioni di ufficio. La municipale di Venafro, da anni, è sotto organico. Ora, con l'organico ridotto all'osso, i locali caschi bianchi fanno il possibile, districandosi tra un impegno e l'altro. La coperta è corta, la funzione di monitoraggio e controllo del territorio ne risente. Stamane abbiamo trovato la sede chiusa. Non c'era nessuno perché, in vista della manifestazione della Notte dei Fuochi, l'intero organico è impegnato in compiti operativi, ci ha detto il comandante Gianni Giampietri. Eppure c'è stato un tempo, parliamo di 3 decenni fa, in cui il personale in servizio contava 11 unità, tempi floridi quelli per l'economia in generale e per la spesa pubblica. Espressioni come spending review e blocco del turnover del personale degli enti pubblici sarebbero state coniate assai dopo. Una criticità questa che spesso costringe lo stesso comandante Gianni Giampietri a scendere in strada per supportare i suoi collaboratori nella normale attività di controllo. È ovvio che nei servizi specifici di controllo devo coadiuvare il personale, perché sono servizi che certamente non può svolgere solo l'istruttore. Il comune sta provando a correre ai ripari in attesa del concorso, lo si aspetta da anni, dovrebbe essere bandito entro giugno, aperta una procedura di mobilità per la chiamata in servizio di caschi bianchi provenienti da altri comuni. Fin qui hanno risposto in 2. Parallelamente, a breve, dovrebbe partire lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori di precedenti concorsi. Sperando in tempi migliori dal punto di vista del rinfoltimento dell'organico. Speriamo che, ecco, prima dell'estate ci sia effettivamente l'integro di nuovo personale.